Non posso, diciamo così, aver fatto a meno di notare che hai dedicato un articolo a Pierpaolo Pasolini, che ricordiamo è venuto a mancare, o meglio, è stato assassinato il 2 novembre di 36 anni fa. Cosa mi dici di lui e quanto la sua voglia di verità e di essere contro la superficialità sociale e questa voglia di tappare la realtà che aveva al tempo e tutt'oggi la politica, ti ha influenzato? Quindi questo suo voler dire la propria idea, quanto di lui, quanto la sua voglia di far aprire gli occhi, di smuovere le coscienze, ritornando di nuovo su questo concetto, ti ha influenzato, se ti ha influenzato? Certamente una figura come la sua, cioè per chi diciamo, cerca un approccio personale al mondo dell'informazione, alla politica stessa, ma anche più in generale alla cultura, all'arte, perché lui fondamentalmente è stato un artista, poi di vari filoni, perché è stato da regista a poeta, a giornalista, potremmo vederlo, no? A filosofo se vogliamo, no? Però, nel senso, lui è una figura importante in generale, ecco, quindi il mio interesse nel fare quel post che lo ricordasse, perché? Perché queste figure, come la sua, io lui lo considero uno dei massimi esponenti della cultura italiana, in assoluto, ma lo metto tranquillamente tra i primi cinque, secondo me. Cioè, si perde il ricordo di queste figure. Però, ecco, nel senso, bisognerebbe cercare di ricordare queste persone. Perché? Perché se si dice sempre che oggi c'è un po' un vuoto culturale, che poi non è del tutto vero chiaramente, però se mancano, si dice, queste figure così grosse, di questa caratura così elevata, forse, come dire, dobbiamo ritirare fuori quelli dal passato per poter far sviluppare i nuovi intellettuali del presente e del futuro soprattutto. Quindi una figura come la sua è importantissima perché? Perché dal mio punto di vista, cioè risentendo le sue parole a distanza di 40-50 anni ci si rende conto come ci stava indovinando del tutto, cioè la sua Certo. critica alla società consumistica, cioè se l'avesse fatta ieri, se fosse stato ancora in vita, sarebbe stata perfetta, calzante, no? Ma come lui, che so, mi viene a mente anche Giorgio Gaber, no? Infatti mi è venuto prima da chiederti chi sono gli altri quattro, no? Visto che hai No, detto non è semplice cinque. fare una classifica, però, come dire, mi piace sempre andare a vedere anche l'aspetto di interesse per la politica, per la società. E quindi, ecco, quindi, sebbene ci siano stati tantissimi intellettuali, artisti, eccetera, uomini di cultura e donne di cultura nella storia italiana, mi interessano soprattutto questi qui che hanno anche questo lato politico, E che non diciamo, si no? sono Non si risparmiati, sono eh? risparmiati per niente, anzi, magari ci hanno rimesso. Però, ecco, uno come lui, in questo, anche nell'affermare la sua omosessualità, nel dichiararla pubblicamente, dimostrava quanto fosse così coraggioso allo stesso tempo, no? E che soprattutto, secondo me, io sono, diciamo così, innamorata di Pasolini per un motivo molto semplice, che lui era uomo. L'uomo non è soltanto la perfezione, ma lui è stato veramente il fulcro anche della contraddizione che sta dentro di noi, anche a livello politico, perché comunque lui era così vicino al Sì. proletariato, ma veniva da una famiglia comunque benestante, cioè Certo. quindi in lui si raccolgono e si sono raccolte tutte le contraddizioni che poi stanno alla base effettivamente della persona. Quindi io l'ho sempre stimato per questo, a tanti punti che potremmo contestargli, no? Però io veramente lo apprezzo anche per questo. Prima, Emanuele, mi hai citato Gaber, ho visto che su un articolo hai riportato un testo di Gaber dicendo, ora non ricordo perfettamente il titolo dell'articolo, però dicevi che lui ci aveva, se non sbaglio, che lui ci aveva visto Sì. giusto già tempo fa, quindi ci riallacciamo anche un po' al discorso di Pasolini. Dimmi appunto questo tuo pensiero No, di appunto, Gaber. innanzitutto questa cosa da dire subito, quel post lì con il video e il testo di Gaber è uno degli esempi in cui metto un argomento ripreso da un altro sito. Lì in fondo, in basso, ci ho messo chiaramente il link
appunto per la buona educazione internettiana. L'importante è dare il messaggio. Se l'idea è giusta, è bene che venga presentata, chiunque l'abbia detta. Ecco, anche ritorna al discorso della politica, no? Guardiamo al di là dell'etichetta, no? Quindi vediamo, diamo spazio a chi si applica, a chi mette in moto l'intelligenza. Gaber, infatti, in una trasmissione che oltretutto andò in onda in Svizzera, neanche in Italia, recitò questo brano in cui parla, era il 1973, quindi anche Gaber, come Pasolini, è uno di quei personaggi della cultura italiana che non si possono relegare ad un dato periodo, no? ad un periodo cronologico limitato, perché un personaggio come Gaber poteva essere un personaggio preso dal futuro, no? Ma come certe analisi dello stesso Pasolini che abbiamo rammentato. Quindi ecco, lì Gaber di cosa parla? Parla dell'avvento dei tecnocrati. Ora, in questi giorni di grande, in questo periodo anzi, di grande dibattito politico per questi movimenti, questi terremoti politici, no? Che scuotono l'Italia, ma anche l'Europa in sé per sé, e non solo, se vogliamo. Quindi l'arrivo di Monti, definito il tecnocrate, il tecnico, no? L'uomo delle banche, no? È stato definito. Non è che si debba, no, massacrare per forza una figura così, tanto per fare. Però nel senso, non facciamo finta di nulla, no? Quindi guardiamo tutti gli aspetti, diciamo quello che c'è da dire, tanto per essere informati. Poi che c'entra? Non è che se uno sa che lui, non so, lavora per Goldman Sachs, banca d'affari americana, no? Allora dice, ora che lo so cosa faccio. Però è bene saperlo, no? Quantomeno. Anche a volte per fare dei collegamenti. Per fare, no? Dei collegamenti. Perché se succede qualcosa, a volte dice, ma come, infatti, mai è successa questa cosa? Sapendo le basi, uno può fare anche... Non so, se dovesse andare avanti fino al 2013, no? Che sarebbe stato il termine della legislatura di questo governo Berlusconi, e se andasse alle votazioni e lui si candidasse, come dire, la gente è bene che sappia, no? Quale possono essere state le sue gesta, no? Gaber cosa ci diceva nel 73? Ci diceva, mentre l'Italia, no? È buffo come lo presenta, perché cerca di dare questo ritmo abbastanza sostenuto alla canzone, però quando poi parla di cosa stanno facendo gli italiani mentre c'è questo arrivo dei tecnocrati, dei tecnici, degli espertoni, no? Definiamoli così, dice, l'Italia cosa fa? Allora, con un modo di cantare molto più calmo e quasi scherzoso, buffo, si dice, l'Italia giocava alle carte e parlava di calcio nei bar, come dire che l'italiano, che fondamentalmente, non tutti è chiaro, ma tanti l'hanno sempre fatto e continuiamo a farlo, mentre l'italiano si occupa delle cose così spassose ma poco impegnate a livello, no, politico e civile, tipo giocare a carte a giornate intere o occuparsi solo del calcio, c'è chi fa il proprio sporco lavoro, no, diciamo così. Quindi lui nel 73 ci diceva, arriveranno i tecnocrati, no? Piano piano occuperanno i posti che contano, occuperanno il Parlamento. E oggi appunto vediamo uno di questi tecnici che lui annunciava già tempo fa alla guida del nostro esecutivo. Quindi, e gli italiani continuano a dormire. E poi appunto si torna lì, non bisogna essere, no, dei massacratori a caso, cioè Monti... Vedremo quello che farà, però è anche giusto avere prima un'analisi, fare una riflessione su chi possa essere, su quale tipo di legami possa avere, di lui come di un'altra persona. Quindi questo è anche un po', no, l'intento della mia pagina web, no? Cioè, cerchiamo di dirle su tutti quando ce n'è bisogno, ma se poi qualcuno facesse qualcosa di buono, diciamo anche queste, cioè, non facciamo per forza quelli che sparano a zero e basta. Senti, dici i tuoi contatti, nel senso, il nome del sito, e se non erro è anche una pagina di Facebook. Sì, no, appunto, il sito è www.peopledontknow.com, tutto attaccato. Quindi c'è il richiamo in inglese a questa, la gente non sa, dice, arriva il maestrino. No, però nel senso, è un titolo provocatorio. Su Facebook io creai a suo tempo la pagina, diciamo, per così sponsorizzare un minimo il sito, la chiamai People Don't Know Fan Page, fan che è una parolaccia, però nel senso, a suo tempo non c'era il mi piace come c'è oggi, ma c'era diventa fan, no? Io la creai per quello. Le pagine sono collegate,
tipo sulla pagina appunto Facebook, People Don't Know fan page, non posto solo gli articoli del sito, ma anche informazioni che provengono da altri siti. Sebbene non l'abbiamo citato, lo facciamo alla fine, ma è importantissimo. Questo amico, no, l'ho rammentato prima di verità, questo amico che mi sta dietro, che ho prima rammentato perché mi ha aiutato a livello tecnico, lui, diciamo, io lo considero una parte integrante del sito. Io, se dico il nostro sito, mi viene da dire, no? Perché lui è vero che non scrive, perché scrivere e riportare post di altri lo faccio io, però ecco, questa persona si chiama Glauco, oltretutto è un musicista anche lui, è un appassionatissimo di internet, e se ho qualche problemino mi rifaccio a lui. D'accordo, io ti ringrazio a nome del 5.avi e di Radio Radicchio, e complimenti per questa iniziativa e in bocca al lupo. Grazie mille, crepi, in bocca al lupo anche a voi per i vostri progetti. Crepi, grazie. Ciao a tutti.